secondo la quale la madre e il padre terrestri, che ci mettono al mondo e si prendono cura di noi, sarebbero dei surrogati, cioè l'approssimazione più vicina all'aspetto materno e paterno del nostro creatore divino? Noi sappiamo che in realtà il creatore non ha un'identità sessuale, non è né una madre, né un padre, bensì per così dire una forza in mancanza di una parola migliore in inglese. Vi chiedo ancora, è possibile che i vostri genitori vi abbiano amato così tanto e forse a dei livelli di cui non sono stati e non sono essi stessi coscienti, da riuscire a reggere impeccabilmente davanti a voi uno specchio capace di mostrarvi come voi concepite il rapporto non tanto con loro, ma con il vostro padre divino e la vostra madre divina? È possibile che le volte in cui avete percepito la rabbia dei vostri genitori verso di voi in realtà abbiate percepito quella che credevate essere la rabbia del vostro creatore verso di voi? È possibile, infine, che, quando i vostri genitori sono orgogliosi di voi, vi danno l'incoraggiamento che vi fa sentir bene, voi in realtà stiate sentendo qualcosa che proviene dal vostro creatore? È possibile? Se è vero che gli specchi funzionano, io credo che questo sia precisamente ciò che accade. Credo che ci sia una buona probabilità che gli esseri umani siano capaci di amare a livelli così taciti e profondi da riuscire a scambiarsi questi specchi con grande precisione, e credo anche che i nostri genitori hanno fatto proprio questo per noi. Con ciò non voglio sottintendere alcuna scusante per i loro comportamenti. Vi chiedo semplicemente di ammettere la possibilità che in effetti il rapporto con i vostri genitori o con chi vi ha allevato, nel caso siate stati adottati o abbiate vissuto in un orfanotrofio, vi abbia permesso di vedere uno specchio nel quale siete riusciti a percepire le vostre credenze e aspettative su come credete che il vostro creatore vi concepisca e su come voi lo concepite. Cosa provate pensando alla possibilità che i vostri genitori vi abbiano mostrato questo specchio? Ha un senso per voi? Proviamo a fare un esercizio. Vi invito a chiudere gli occhi e a fare un respiro profondo alla maniera dello yoga, spingendo fuori il ventre durante l'inspirazione, in modo da far scendere bene il diaframma. Fate una breve pausa, poi espirate contraendo leggermente i muscoli del ventre. Ora vi chiedo di rivolgere a voi stessi il seguente invito: io acconsento a sentire. Io mi permetto di sentire. Ripetete mentalmente: io acconsento a sentire, io mi permetto di sentire. Datevi anche il permesso di ricordare, dicendovi: acconsento a ricordare. Ripetetevi mentalmente: io ricordo, io acconsento a ricordare. A questo punto vi pongo una domanda: se qualcuno venisse da voi e vi dicesse che vi resta un solo minuto sulla Terra, trascorso il quale non sarete più presenti qui né potrete più comunicare con coloro che amate, che, durante quel minuto voi potreste dire qualunque cosa ai vostri genitori terrestri, cosa direste? Che parole scegliereste? Vi invito a condividere con me le parole che usereste durante quel minuto. Noi siamo uno, sii felice, ci vediamo presto, ti voglio bene, va bene. Ora, se qualcuno venisse da voi e vi dicesse che vi resta un minuto da vivere in questo mondo in compagnia di coloro che amate e che in quel minuto voi potreste udire la voce di vostra madre o di vostro padre, dirvi qualunque cosa, che cosa vorreste sentirvi dire da vostro padre o da vostra madre? Vi invito a condividere con me quelle parole. Cosa vi piacerebbe di più sentirvi dire? Tenete gli occhi chiusi, inspirate profondamente ed ascoltate. In quel minuto voi potreste udire qualunque frase. Mi rivolgerò agli uomini per primi: signori, se voi poteste udire una qualunque frase rivolta a voi dal vostro creatore, lo udireste dire: figlio mio, sono orgoglioso di te, figlio mio, ti voglio bene, hai agito bene. Grazie, figlio mio. Ed ora alle donne: signore, se voi poteste udire queste parole: figlia mia, grazie. Hai agito bene. Figlia mia, torna a casa. Cosa provate nell'udire queste parole? Riuscite a percepire una sensazione nel vostro corpo? Perché? In fondo sono solo parole? È possibile che abbiamo trascorso la maggior parte della nostra vita credendo di cercare amore, rispetto e approvazione dai nostri genitori terrestri, in quanto essi sono la cosa più vicina alla nostra madre e al nostro padre divini? La realtà è questa. Nel profondo noi abbiamo sempre saputo che in realtà cercavamo l'approvazione del nostro creatore, cercavamo il suo amore e il suo rispetto. È possibile?
Se è così, avete appena ricevuto una grossa quantità di informazioni sul perché avete vissuto la vostra vita in un determinato modo e su come l'avete vissuta. Alcuni mesi fa abbiamo svolto questo seminario a Mont, c'erano circa 230 persone presenti e quando siamo giunti a questo punto del percorso, un uomo ha alzato la mano dicendo: questo è ridicolo, non ha assolutamente alcun senso per me. A quel punto ho capito che stava per accadere qualcosa e gli ho chiesto se voleva condividere con noi ciò che sentiva. Ha risposto di sì e ci ha detto: questo specchio non funziona assolutamente per me, niente da fare. Io gli ho chiesto: mi parli di suo padre? Lui ha risposto: non so niente di mio padre, non l'ho mai conosciuto, se n'è andato prima che io nascessi, non so chi sia mio padre. Io allora gli ho detto: mi dica come vede il suo padre celeste e lui: non c'è un Dio, non credo in Dio. Allora gli ho detto: lo specchio funziona. Non essendoci stato un padre nella sua vita, l'uomo che l'ha abbandonato ha rispecchiato, fin da quando lei era molto piccolo, la sua credenza e le sue aspettative, che non ci fosse un padre in cielo. Quindi lei ha dedicato la sua vita a scoprire se ciò fosse vero o falso. Cioè lei ha dovuto affrontare interiormente la questione e il fatto che suo padre l'abbia lasciato così presto l'ha spinto a cercare di capire chi lei credeva di essere, costringendola a ridefinire se stesso. L'uomo ha esclamato: mio Dio! Era la prima volta che vedeva le cose in quella prospettiva. Mia madre ed io abbiamo parlato spesso di quest'argomento. Suo padre è vissuto fino all'età di 94 o 96 anni, non siamo sicuri di quanti anni veramente avesse, perché mentì sull'età durante la depressione e poi col tempo si dimenticò la sua vera data di nascita. Mia madre ha divorziato nel 66 ed ogni giorno della sua vita si è recata a casa di suo padre che, pur essendo un maschio, all'età di 80 anni aveva contratto una malattia, che di solito colpisce le donne verso i 30 anni. La miastenia gravis. Il suo corpo produceva una sostanza chimica, che intercettava i segnali intercorrenti fra il cervello ed i muscoli, quindi lui formulava un pensiero, ma i muscoli non lo ricevevano ed aveva bisogno di assistenza e di molte medicine, 24 ore su 24. Inizialmente il dottore disse a mia madre che suo padre non sarebbe sopravvissuto a lungo, ma è vissuto fino a 94 anni e nessuno ha mai capito il perché. Mio nonno è recentemente scomparso, a gennaio, e mia madre ed io abbiamo discusso di questo. Lei si chiedeva perché mio padre è rimasto sulla terra così a lungo? Soffriva, non era felice ed io le ho risposto: sei disposta a guardare dentro questo specchio? Dovrai usare questo specchio come un esempio. Mia madre era figlia unica e durante tutta la vita mi ha detto frasi del tipo: come può Dio permettere che accadano queste cose? Si è posta delle domande ed ha ponderato delle risposte, inclusa la stessa esistenza del creatore. Se lo specchio funziona, io credo che ciò che veniva dimostrato nel suo rapporto con il padre era che suo padre forse a livello tacito ed inconscio le comunicava: questo figlia mia, io ci sarò sempre per te, io sarò sempre qui per te. Mio nonno è rimasto in vita finché il suo organismo glielo ha permesso. Provando a mia madre che il padre terrestre o il padre celeste era sempre presente per lei, ed ora mia madre l'ha compreso ed è lì che inizia la guarigione. I rapporti umani ci offrono la possibilità di guarire il rapporto con i nostri surrogati terrestri e nel fare questo noi saniamo anche il rapporto con la controparte divina. Il tutto funziona anche all'inverso: nel guarire il rapporto con la controparte divina deve per forza sanarsi anche il rapporto con i genitori terrestri. Tutto questo non significa che, in quanto figli, siete responsabili delle malattie dei vostri genitori o delle loro scelte di vita. Loro hanno semplicemente accettato, ad un determinato livello di consapevolezza, di reggere dinanzi a voi lo specchio che riflette le vostre aspettative ed hanno scelto come proporvi quello specchio durante la loro vita. Una volta che i genitori sono sollevati dal peso dello specchio, sorge la seguente domanda: si ricordano della loro vera natura? Esiste una parete della loro consapevolezza che fa dire loro: finalmente mio figlio ha compreso il messaggio, ora posso vivere la mia vita. Oppure rimangono tanto invischiati nel loro sistema di credenze da credere di essere quelle malattie. Questo è proprio il punto cruciale su cui noi stiamo lavorando tutti insieme per sanare noi stessi e per ricordare quelle possibilità. Non vi sembra che ciò abbia un senso?
Si tratta di uno specchio impercettibile. Vi ricordate che prima ed anche all'inizio di questa sessione ho detto che gli specchi diventano sempre più impalpabili col nostro evolverci, e che dobbiamo affrontare quelli più ovvi prima di poter vedere i più sottili. Siccome si tratta di specchi, il bello è che funzionano in entrambi i sensi. E questo è importante, perché non ci limitiamo di certo ad esaminare i casi negativi, infatti anche quando percepiamo i nostri genitori come esseri affettuosi, saggi, vulnerabili, forti, onesti e tolleranti, riceviamo il riflesso delle nostre credenze sul tipo di rapporto che abbiamo col Creatore, cioè percepiamo il nostro Creatore e noi stessi alla presenza di quella forza creativa. Quindi la riflessione che vi offro rappresenta una possibilità, che è in sé sottile e potente che provoca tutta una serie di implicazioni lungo l'arco di un'esistenza. Se ciò ha un senso per voi, bene, se non lo vi invito ad archiviare mentalmente queste informazioni e, se in futuro dovesse verificarsi uno sgretolamento del vostro sistema di credenze, allora potrete andare a cercare questa cartella e lavorando su questo specchio, avrete un potente strumento a vostra disposizione. Lo specchio della madre e del padre, il vostro creatore. Il sei specchio e seno. Il sesto specchio e seno dei rapporti umani ha un nome abbastanza infausto, infatti gli antichi lo chiamarono l'oscura notte dell'anima. Ma lo specchio in sé non è necessariamente altrettanto sinistro del suo nome. Attraverso un'oscura notte dell'anima, ci viene ricordato che la vita tende verso l'equilibrio, che la natura tende verso l'equilibrio, e che ci vuole un essere estremamente magistrale per bilanciare quell'equilibrio. Nel momento in cui affrontiamo le più grandi sfide della vita possiamo star certi, che esse divengono possibili solo dopo che abbiamo accumulato tutti gli strumenti, che ci servono per superarle con grazia e con facilità, perché è quello il solo modo per superarle. Fino a che non abbiamo fatto nostri quegli strumenti non ci troveremo mai nelle situazioni che ci richiedono di dimostrare determinati livelli di abilità. Quindi, da questa prospettiva, le sfide più alte della vita, quelle imposteci dai rapporti umani e forse anche dalla nostra stessa sopravvivenza, possono essere percepite come delle grandi opportunità a nostra disposizione, per saggiare la nostra abilità, anziché come dei test da superare o fallire. È proprio attraverso lo specchio della notte oscura dell'anima, che vediamo noi stessi nudi, forse per la prima volta, senza l'emozione, il sentimento, ed il pensiero, senza tutte le architetture, che ci siamo creati intorno per proteggerci. Attraverso questo specchio possiamo anche provare a noi stessi, che il processo vitale è degno di fiducia ed anche che possiamo aver fiducia in noi stessi mentre viviamo. La notte oscura dell'anima rappresenta per noi l'opportunità di perdere tutto ciò che ci è sempre stato caro nella vita e di vedere noi stessi alla presenza e nella nudità di quel niente. E proprio mentre ci arrampichiamo fuori dall'abisso di ciò che abbiamo perso e percepiamo noi stessi in una nuova luce, che esprimiamo i nostri più alti livelli di maestria. Gli antichi parlavano molto chiaramente della notte oscura dell'anima. Quando lavoravo nella Bayer Area venne come paziente un giovane ingegnere, che aveva moglie e due figlie, che amava molto. Lavorava nel settore del software, dove la domanda era talmente alta, che ben presto l'uomo cominciò a viaggiare molto. Dapprima forniva consulenze tecniche, poi iniziò a prender parte a delle fiere commerciali ed a trascorrere sempre meno tempo con la famiglia. Le poche volte che restava a casa provava una sensazione di estraneità. C'era poco di cui parlare nel fine settimana. Non sapeva cosa facevano le figlie a scuola e la comunicazione fra lui e la moglie languiva. A un certo punto il suo ufficio assunse una donna di Los Angeles, sua coetanea, anch'essa ingegnere, e i due cominciarono ad essere inviati in missione insieme. Non passa molto tempo che l'uomo cominciò a credere di essere innamorato della donna e lei di lui. Ad un certo punto la donna chiede di tornare a Los Angeles ed anche lui chiese il trasferimento da San Francisco, ottenendo un incarico proprio a Los Angeles. Il suo ufficio era molto dispiaciuto che se ne andasse ed i suoi amici pensavano che fosse impazzito. La sua famiglia soffriva molto. Lui pensò: mi dispiace di aver ferito questa gente, ma io vado ad iniziare la mia nuova vita, e si trasferì a Los Angeles.
Un bel giorno, dopo 3 settimane, la donna tornò a casa e gli disse: «Sai, il nostro rapporto non è quel che credevo e vorrei che finisse qui». L'uomo era sconvolto. Che paura universale si era risvegliata in lui? Era il fatto che lei gli avesse chiesto di andarsene che l'aveva distrutto. Cominciò ad avere scarsi risultati sul lavoro. Fu mantenuto in servizio per il periodo di prova e, siccome non migliorava, alla fine gli fu chiesto di dimettersi. Si ritrovò in una città estranea, senza amici, senza gruppo di sostegno, senza stipendio né lavoro e persino sulla lista nera di altre ditte dello stesso settore. Non aveva un luogo in cui tornare, perché aveva rinunciato a tutte le cose che gli erano state care, il suo ufficio non lo rivoleva, la sua famiglia ed i suoi amici non erano disponibili. Venne da me e mi disse: «Cosa diavolo mi sta succedendo? Come faccio a riprendermi la mia famiglia?» Io molto sinceramente gli risposi: «Congratulazioni, perché il solo modo in cui qualcosa del genere è potuto succedere nella sua vita è grazie al fatto che lei ha raggiunto il suo più alto livello di maestria. Quando un essere umano conquista l'ultimo tassello di abilità, la creazione si apre dinanzi a lui che diviene libero di esprimere tale maestria in qualunque cosa abbia creato nella vita. Quando la vita è più dura, quando ci vengono poste delle sfide più alte nel campo della salute, dei rapporti umani o della sopravvivenza, è perché noi stessi ci siamo creati quelle situazioni solo dopo aver accumulato tutti gli strumenti necessari a tirarcene fuori con grazia. Qualunque madre lo sa. Non ve l'ha mai detto vostra madre che Dio non vi dà mai più problemi di quanti non riusciate a sopportarne? L'ho visto succedere 1000 volte: questioni di salute, malattie potenzialmente letali, implosioni emotive. So con certezza che nella vita noi tendiamo verso l'equilibrio, e che ci vuole un grosso sforzo per riuscire a sconvolgere quell'equilibrio, e siccome siamo tutti dei maestri, sappiamo bene come farlo. In quanto maestri noi abbiamo appreso come creare forte disequilibrio nelle nostre vite in modo da favorire il manifestarsi dello slancio che ci serve per dimostrare il grado di abilità da noi raggiunto. Ci viene offerta così un'opportunità rispetto alla quale non abbiamo nessun punto di riferimento, nessuno a cui chiedere o da cui andare. Non avendo mai avuto prima quella data esperienza, tutto ciò su cui possiamo contare è noi stessi, ed è a quel punto che ci viene chiesto di rivolgerci verso i livelli più profondi del nostro essere. Luce e oscurità. Dalla prospettiva degli antichi, pertanto, ci viene chiesto di ammettere la possibilità che le forze in gioco nel nostro mondo fatto di polarità abbiano scelto di venire su questo mondo per ancorarvi delle realtà polarizzate. Cioè che la luce e l'oscurità sono entrambe al nostro servizio per aiutarci a conoscere noi stessi completamente, che è il solo modo per ancorare la luce e l'oscurità sulla Terra, sia attraverso una forza, un campo o una coscienza, che reca davanti a noi quegli specchi. In testi precedenti il XII secolo lo scenario ci appare in tutta la sua chiarezza e ci viene illustrato attraverso metafore, come ad esempio quella dell'arcangelo Michele, che ancora la luce, o dell'arcangelo Lucifero, che ancora l'oscurità. Quei testi metaforici ci propongono degli esseri benigni ed amorosi, che hanno scelto di discendere sul nostro mondo per servirci, reggendo innanzi a noi i benevoli specchi dell'esperienza, che si spinge fino alla massima luce e oscurità, affinché possiamo trovare noi stessi entro i loro raggi d'azione, così che possiamo conoscere noi stessi in presenza della luce e dell'oscurità. In passato avevo affrontato un concetto su cui mi ero posto molte domande, e che non riuscivo a spiegarmi: il ruolo del bene e del male nella nostra vita. Il significato della luce e dell'oscurità. Cosa ci possono offrire e come si realizzano nell'esistenza umana? Ero cresciuto negli stati medio occidentali, in una comunità abbastanza conservatrice, quindi ero condizionato a pensare che esistono due forze a questo mondo: una, che chiamiamo la luce, a cui noi siamo graditi, a cui io sono gradito e che mi dà sostegno e da cui provengono tutte le cose buone che mi capitano nella vita. C'era poi un'altra forza a cui io non piacevo e che aveva la capacità di spazzare via tutto ciò che per me era stato vero, se solo io avessi commesso anche un unico errore, mentre perseguivo le cose a cui tenevo di più nella vita. Non mi piaceva la sensazione che ci fosse un potere
Chi mi sovrastava quindi in qualche modo sospettavo che i miei rapporti umani e i miei ideali di luce e oscurità si realizzassero in tutto ciò che succedeva, se gli specchi funzionavano. Sapendomi un po' sopraffatto dalla vita in quel periodo mi recai dai miei consulenti accademici e dai miei datori di lavoro e spiegai loro che avevo bisogno di fare una pausa. Nessuno di loro mi diede il suo sostegno. Lasciai comunque il lavoro e gli studi. Riempì un furgoncino con le mie cose e mi diressi verso uno dei luoghi più belli del Colorado settentrionale. Un luogo e qui vi rivelo un segreto chiamato Puttar Canyon, dove si biforca la M un magnifico piccolo canyon. Guidai fino ad una piccola città di nome Walden a circa 90 miglia dal canyon. Appena fuori da Walden c'è un luogo chiamato Lost Lake, che naturalmente non è perduto, perché tutti sanno dove si trova. Andai allo Strache per affrontare tutto ciò che mi stava accadendo. Era forse una di quelle volte nella vita, in cui gli obiettivi e le aspettative sono un po' più alti di ciò che permette la realtà. Infatti mi ero proposto di accamparmi lì, in riva al lago e di vivere dei frutti della terra. Se mai vi capitasse di vivere dei frutti della terra, portatevi delle provviste, è sempre una buona idea. Io non l'avevo fatto. Montai un piccolo campo in una stupenda foresta di pini proprio sulle rive di Lost Lake a circa 3000 metri di altitudine. Era un posto bellissimo. Durante il giorno mi tenevo occupato, pregavo e meditavo, la sera accendevo il fuoco, pregavo e meditavo e per i primi due giorni non successe quasi niente, anzi dico la verità, non successe proprio niente nei primi due giorni. La terza sera feci qualcosa di diverso, che non avevo mai fatto prima ed ora so che la tradizione indigena del Nord America la chiama cerimonia del sogno davanti al fuoco. Dopo cena, invece di chiudere gli occhi e pregare e meditare, li tenni ben aperti e, fissando la fiamma del falò, trovai un punto in cui lo sguardo si soffermava con facilità, un punto situato in cima alla fiamma, proprio un piccolo punto magico, che si vede anche nelle fiammelle di candele e fiammiferi, e che ci permette di rilassarci e di passare ad uno stato alterato di coscienza, talvolta senza accorgercene. Quella sera successe così anche a me quando svolsi una cerimonia, che nemmeno conoscevo. Tenendo gli occhi ben aperti, posi una domanda, che avevo già posto moltissime altre volte: padre, chiedo che mi venga data la saggezza di comprendere il ruolo della luce e dell'ombra nella mia vita ed il rapporto con esso in questo momento della mia esistenza. Quando pongo domande del genere, di solito mi aspetto una risposta. Non ci fu risposta. Piuttosto mi fu rivolta un'altra domanda da una voce che, a quell'epoca mi era molto familiare. Nel 1959 avevo avuto due esperienze di premorte durante il mese di luglio e in ciascuna di esse avevo imparato a riconoscere una voce interiore, che è rimasta con me da allora in poi e che udii anche durante la cerimonia del sogno davanti al fuoco. Per tutta risposta la voce mi pose una semplice domanda: come puoi conoscere le forze della luce e dell'ombra ed il loro ruolo nella tua vita finché non sai veramente che cosa siano le forze della luce e dell'oscurità? La domanda aveva un senso per me perché ero condizionato da ciò che la gente mi aveva detto, da ciò che avevo letto nei libri o dalle limitate esperienze che avevo avuto fino a quel momento. La mia esperienza non coincideva con i miei condizionamenti e questo mi causava confusione. Quindi, mantenendo gli occhi sempre aperti, chiesi di conoscere la natura del potere e dell'oscurità sulla terra e quasi immediatamente l'occhio della mente cominciò a mostrarmi tutti gli orrendi personaggi che avevo visto nei libri e nella Bibbia di famiglia. Si trattava di individui dissoluti, dal corpo cadente e smunto, dagli occhi iniettati di sangue. Quando si è da soli in un accampamento a 3000 metri a notte fonda, si può riuscire ad evocare delle immagini abbastanza stupefacenti, ve l'assicuro. Ciò che successe dopo era completamente imprevisto. Mentre stavo vedendo quelle cose, nella mia mente un'immagine cominciò a prendere forma in quel punto magico della fiamma, che avevo davanti e mi spaventò al punto che pensai di alzarmi e andarmene. Però non lo feci e abbassai lo sguardo, ma quando alzai gli occhi essa era ancora lì. Non sto suggerendo che si sia trattata di una realtà, sto solo dicendo che questa è la mia esperienza, e che mi ha portato alla comprensione di qualcosa che voglio condividere con voi. Osservai quell'immagine mentre si formava e diveniva sempre più densa,
finché potei discernere la testa e parte del torace di un essere che avevo visto con l'occhio della mente, e che fluttuava tra le fiamme con lo sguardo rivolto fortunatamente altrove, il che mi diede l'opportunità di studiare il fenomeno. Anziché sentire paura cominciai ad esserne affascinato osservandone le grinte, le pieghe cadenti della pelle squamosa, che luccicava nel fuoco. Mentre provavo quelle sensazioni, l'immagine cominciò a ruotare finché la faccia si rivolse direttamente verso di me, squadrandomi. A quel punto ebbi l'opportunità di guardare la cosa, che avevo manifestato, che era la personificazione di tutta l'oscurità e il male che ero stato condizionato a concepire. Mi limitai semplicemente a fissare l'immagine. Ora so che l'intera esperienza durò circa 20 minuti, ma quando hai un'esperienza come quella ti sembra che duri un'eternità. Mentre fissavo l'immagine cominciò ad accadere qualcosa. La figura, che per me rappresentava la personificazione del male, cominciò a cambiare, diventando sempre più soffice ed in pochi attimi fu sostituita dal volto di un bambino molto piccolo, né maschio né femmina, che mi guardava fra le fiamme. Mentre lo osservavo sentii affiorare in me un fortissimo senso di tristezza. Il bambino aveva delle grosse lacrime che gli scendevano lungo le guance, come stava succedendo anche a me. Grazie a quell'esperienza cominciai ad esaminare i miei condizionamenti, il che mi portò a leggere molti antichi testi oscuri ed esoterici. Ciò che sto per dirvi ora, secondo me, rivela il più alto potenziale di guarigione da ogni illusione di separazione tra noi, il nostro mondo, il nostro creatore e la fonte di ciò che si identifica con la paura. Precedentemente vi ho chiesto di descrivermi le caratteristiche negative dei vostri genitori ed abbiamo raccolto molte espressioni e prospettive, che avevano in comune il sottinteso aspetto della paura. Ho detto che tutte queste espressioni si riconducevano ad una paura universale o ad una combinazione di tre di esse. E ora gli esseni ci offrono un sentiero, che ci fa compiere un ulteriore passo avanti. Essi ci dicono: quando guarite questo ricordo non se guarite, bensì quando guarite questo ricordo trattino, guarite le vostre paure universali. Quindi, semplicemente con l'atto di guarire un singolo ricordo, la paura non trova più posto nelle vostre vite. Basta guarire un singolo ricordo. Andiamo a guardare da vicino quel ricordo. Quando parliamo di luce ed ombra nel nostro mondo, ci vengono alla mente delle immagini. Se è vero che l'oscurità e la luce sono uguali e diverse solo in apparenza, come affermano i testi antichi, e se è vero che sono forze benigne al nostro servizio, anziché forze solo benevole o malevole, allora il mondo in cui viviamo assume un aspetto molto diverso. È possibile percepire il giudizio altrui, la rigidità, la rabbia, l'egoismo, l'abuso, i problemi di controllo o di avere voi stessi quelle esperienze, solo se fate ancora posto alla paura nella vostra vita. Il solo modo in cui la paura può esistere è se credete che l'oscurità e la luce siano separate e che l'oscurità sia qualcosa che si differenzia dal nostro creatore. Se ammettete la possibilità che l'oscurità faccia parte del nostro creatore, proprio come ne fa parte la luce, come percepireste il creatore? Non c'è differenza. Se ammettete la possibilità che esista un'unica fonte di tutto ciò che è conoscibile nel nostro mondo, e che possiede svariate forme di espressione, allora è impossibile provare paura. Il vostro organismo rispecchia sia le vostre credenze, sia il vostro rapporto con la luce e con l'oscurità. Il vostro corpo le rispecchia. La malattia è possibile solo se credete nella separazione fra tali forze. La morte stessa è possibile solo se credete in quella separazione. Se ammettete la possibilità che quelle due forze si uniscano per mettersi al vostro servizio, il vostro corpo comincia a riflettere questo pensiero biologicamente. Lo riflette attraverso il sistema immunitario, attraverso il modo in cui le cellule si riproducono e per mezzo dei vostri rapporti umani, perché non è più possibile avere paura e odiare se nel nostro mondo non esiste altro che l'amore. Io credo che sia successo questo: la nostra vita ha luogo all'interno di un paradigma in cui si è sviluppata una forte accelerazione tecnologica. Ora siamo in grado di assistere dal vivo al momento del concepimento all'interno dell'utero umano. Non in fotografia. Lo vediamo mentre accade.
Da un lato siamo riusciti a vedere il DNA mentre passava dallo spermatozoo all'ovulo, abbiamo sbirciato nel mondo quantico dell'atomo e abbiamo inviato estensioni delle nostre percezioni, nelle profondità degli spazi interstellari, al di là dei confini del nostro sistema solare. Dall'altro lato non siamo ancora riusciti a riconciliare che cosa succede nel nostro mondo tra le forze della luce e dell'oscurità, del bene e del male, degli angeli e dei demoni. Io credo che questo sentiero ci sia stato molto utile e lo benedico e credo che noi l'abbiamo superato molto rapidamente poiché ci ha permesso di ridefinire il significato degli eventi della nostra vita. Quando guardate il telegiornale della sera e vedete qualcosa che vi ferisce, che cosa fate? Come riconciliate il tutto? Vi dite se esiste solo amore sulla terra, come posso dare un senso a ciò che vedo, al massacro di 10.000 ruandesi, che giacciono morti sulle strade? Che cosa significa? Oppure la frase titica, che sentirete è come ha potuto Dio permettere che ciò accadesse? Ebbene, se ammettiamo la possibilità, che vi sia un'unica fonte di tutto ciò che esiste a questo mondo. Allora apriamo una porta e tracciamo una strada, che conduce verso un traguardo molto più vasto, che gli antichi chiamavano scienza della compassione. Fino a quando non riusciremo a riconciliare le forze della luce e dell'oscurità, la compassione non avrà molto senso per noi. Forse il nostro più alto potenziale di guarigione può realizzarsi semplicemente riconciliando tra loro due forze fondamentali, che ciascuno di noi deve far quadrare durante la propria vita: la forza della luce e la forza dell'oscurità. Recentemente la ricerca ha dimostrato che il modo in cui sentiamo, cioè la maniera in cui le nostre emozioni scaturiscono dalle sfide della vita, determina largamente a livello biologico il modo in cui esprimiamo le nostre esistenze. Da questo punto di vista, se ciò è vero, forse la nostra capacità di conciliare fra loro le forze della luce e dell'oscurità, potrebbe rappresentare la singola e più sofisticata forma di tecnologia che sia mai stata donata alla vita terrestre. A un certo punto della nostra esistenza a tutti noi viene richiesto di risolvere un importante quesito. Siamo convinti che nel nostro mondo esistano due forze fondamentalmente opposte: la forza della luce e la forza dell'oscurità, una forza benevola e una forza malevole che, in qualche modo, confluiscono nelle sfide della vita quotidiana? Oppure siamo disposti ad accettare un'antica memoria, riportata recentemente da molti testi, secondo cui esiste una singola forza relativa a tutto ciò che ci è dato conoscere? Una singola fonte di tutta l'esperienza, a prescindere dal livello di sofferenza o di gioia che essa genera, e cioè che tutto provenga dalla stessa fonte: paura, dolore, odio, ed anche gioia, amore, compassione. Ci viene chiesto di accettare che tutti questi sentimenti provengono da una singola forza responsabile del nostro benessere su questa terra. Come possiamo odiare o provare paura, o giudicarci a vicenda se riconosciamo che tutti facciamo parte gli uni degli altri? Che facciamo tutti parte di questo mondo, di un singolo creatore, e che tutti insieme stiamo inseguendo la memoria dello stesso ricordo? Durante alcuni momenti chiave della storia umana ci è stata offerta una chiave di conoscenza, che ci permetteva di ricordare le nostre più alte possibilità. Io credo che questo sia uno di quei momenti. Credo anche che la nostra disponibilità a riconciliare tra loro le forze della luce e dell'oscurità nelle nostre vite, rappresenti proprio quel ricordo. Il settimo specchio e seno. Dalla prospettiva degli antichi, il settimo mistero dei rapporti umani o settimo specchio e seno era il più sottile, per alcuni versi, anche il più difficile. È lo specchio che ci chiede di ammettere la possibilità che ciascuna esperienza di vita, a prescindere dai suoi risultati, è di per sé perfetta e naturale. A parte il fatto che si riesca o meno a raggiungere gli alti traguardi che sono stati stabiliti per noi da altri, siamo invitati a guardare i nostri successi nella vita senza paragonarli a niente. Senza usare riferimenti esterni di nessun genere. Il solo modo in cui riusciamo a vederci sotto la luce del successo o del fallimento è quando misuriamo i nostri risultati, facendo uso di un metro esterno. A quel punto sorge la seguente domanda: a quale modello ci stiamo rifacendo per misurare i nostri risultati? Quale metro usiamo? Nella prospettiva di questo specchio ci viene chiesto di ammettere la possibilità che ogni aspetto della nostra vita personale, qualsiasi aspetto, sia perfetto così com'è.
dalla forma e peso del nostro corpo ai nostri risultati in ambito accademico, aziendale o sportivo. Ci renderemo conto insieme che, in effetti, questo è vero, e che un risultato può essere sottoposto a giudizio solo quando viene paragonato ad un riferimento esterno. Siamo quindi invitati a permettere a noi stessi di essere il solo punto di riferimento per i risultati che raggiungiamo. Gli antichi consideravano l'ultimo specchio come il più impercettibile e per illustrarvelo vi racconterò un paio di storie. Verso la fine del mio periodo aziendale condividevo l'ufficio con una collega, perché lo spazio di lavoro a disposizione era limitato. Avevamo mansioni molto diverse. Siccome non c'era competizione fra noi, parlavamo e pranzavamo insieme spesso, diventando ottimi amici. Un giorno, tornato in ufficio dopo la pausa pranzo, la vidi sbiancare molto e sedersi mentre ascoltava i suoi messaggi in segreteria. Le chiesi cosa fosse successo e lei mi raccontò una storia, che io sto per raccontare anche a voi al fine di illustrare il settimo specchio e se no. La mia collega aveva un'amica, sua coetanea, madre di una ragazza, che si era diplomata un paio di anni prima. Era una bellissima ragazza, piena di talento, molto sportiva, brava a scuola, dotata di ottime capacità artistiche, che aveva deciso, d'accordo con i genitori, di fare la modella dopo il diploma. Dopo aver svolto alcuni ottimi servizi da modella ed aver frequentato una scuola specializzata di New York, aveva completato un'altra serie di incarichi e stava avviandosi verso una carriera di successo. Finiti quei primi servizi, le agenzie cominciarono a dirle che per quel tipo di lavoro avrebbe dovuto cambiare un po' il suo aspetto. Inizialmente le suggerirono di intervenire su cose semplici come il giro vita e la misura del seno, che venne aumentata per mezzo di un intervento chirurgico. I suoi genitori erano d'accordo perché sapevano che la professione lo richiedeva. Non passò molto tempo, che le agenzie cominciarono ad esigere forme più estreme di cambiamento. Per esempio, quando la ragazza sorrideva aveva una sovraocclusione, che era pur gradevole da vedere e le fu detto che una modella non poteva permetterselo e le chiesero di farsi operare. Lei obbedì, le sue mascelle vennero rotte e ricomposte. Immobilizzate con strumenti metallici, ma, onestamente, io ho visto foto di prima e dopo l'intervento, c'era ben poca differenza. Mentre le mascelle erano immobilizzate, la ragazza dovette limitare la sua dieta e dimagrì molto, il che di solito è desiderabile per una modella. In seguito alla perdita di peso le sue costole inferiori cominciarono ad essere più visibili. La gente del suo ambiente disse alla ragazza che non era un problema, si poteva risolvere tutto chirurgicamente. Infatti la ragazza si sottopose ad un intervento in cui le vennero asportate le costole fluttuanti inferiori. E a quel punto cominciò a succederle qualcosa. Forse sapete già che il perso corporeo attraversa delle fasi. Io stesso sono stato un podista a livello agonistico, per molti anni c'erano periodi in cui potevo mangiare qualunque cosa senza riuscire ad aumentare di peso, mentre in altri periodi bastava semplicemente pensare a cibo per ingrassare. È come se il corpo entrasse in una sua fase. Può capitare di smettere di mangiare per un po', mantenendo lo stesso peso costante o persino ingrassare, oppure cominciare a perdere peso. Poi, decidere di smettere e l'organismo invece continua a dimagrire, anche se si mangia normalmente. Questo è proprio ciò che accadde alla ragazza. Era entrata in una fase inarrestabile di dimagrimento e la telefonata che la mia collega aveva ricevuto quella mattina era della madre della giovane che, dall'ospedale le aveva comunicato la morte della figlia in seguito a complicazioni derivanti da malnutrizione. La giovane donna era stata portata all'ospedale perché il suo corpo non riusciva ad adattarsi a quel peso. La domanda che mi posi fu questa: perché questo è successo? Qual è la ragione? Ancora un'altra storia. Alcuni mesi fa Melissa ed io ci siamo messi in viaggio. Per partire da casa nostra bisogna prendere in tutti i modi l'aereo ad Albuquerque ed usando certe compagnie aeree, di cui non faccio il nome, bisogna passare per Dallas prima di poter andare da qualunque parte. Quindi quando andavo a Toronto, dovevo volare fino a Dallas per arrivare a destinazione o a Kansas City per arrivare a Dallas. Se siete stati all'aeroporto di Dallas sapete che è enorme, e che c'è una rete tranviaria teoricamente, quando funziona per portare i passeggeri da un termine all'altro e, se funziona, è un'ottima rete.
Normalmente succede questo: si arriva all'uscita 9 e si deve andare all'uscita 44, che è distante mezzo miglio. Quel giorno eravamo in attesa dei tram ai piedi di una lunga scala mobile e davanti a noi c'era una coppia di anziani. Una donna e un uomo, apparentemente duro di udito. I due erano impegnati in un fitto dialogo in cui esprimevano giudizi sulla gente. Sembrava essere la loro attività abituale, tanto erano a loro agio nel farlo. Mano a mano che arrivava qualcuno dicevano: "Toh, guarda quello come è vestito", oppure: "Guarda quella lì, hai visto che orecchini?" A un tratto, con la coda dell'occhio, ho visto scendere dalla scala mobile una donna molto grassa. Una volta avevo un cliente che pesava 200 kg e so che quella donna poteva pesare sui 180 kg. La donna reggeva una valigia vecchio stile, di linoleum con fibbie di metallo. C'erano più di 40 gradi a Dallas quel giorno e sicuramente la donna doveva avere un buon motivo per essersi messa in viaggio con quel caldo, viaggiando in quei sedili scomodi per lei con le caviglie gonfie e trascinandosi dietro quella brutta valigia. Venne a mettersi proprio accanto a noi e la coppia continuò a fare i suoi commenti come prima e, siccome l'uomo era duro di orecchi, noi tutti sentimmo quando disse alla moglie: "Guarda quella donna, non è terribile? Perché non fa qualcosa per se stessa? Si dovrebbe vergognare di farsi vedere in giro in quello stato." Era una rara opportunità, io ero qui, la coppia era qui e la donna grassa era lì. Ed io credo che tacitamente lei acconsentì a lasciarsi guardare negli occhi da me, perché mi guardò direttamente in volto. Anch'io la guardai direttamente negli occhi e lei non disse una parola, ma so che aveva udito tutto ciò che era stato detto. Stette zitta e mentre aspettavamo il tram i suoi occhi si riempirono di lacrime. Divenne rossa in viso ed era chiaro che stava tenendo duro per non piangere. Quel commento l'aveva ferita. Salimmo sul tram. La coppia si mise accanto a me e scambiammo quattro chiacchiere. Erano persone per bene, non avevano intenti malevoli. Avevano solo quell'abitudine inconscia a criticare. In quel momento seppi che avevamo avuto tutti una rara opportunità. La donna aveva avuto l'opportunità di sentirsi giudicare, la coppia aveva avuto l'opportunità di giudicare qualcuno ed io avevo avuto l'opportunità di esserne testimone. Entrambe le storie illustrano il settimo mistero e seno dei rapporti umani, il mistero del ricercare la perfezione nell'imperfezione della vita. La giovane donna, che aveva perso la vita, con quali standard si misurava? L'avevano fatta sentire imperfetta e l'avevano costretta a cambiare il corpo che le era stato dato in questa vita. Che metro aveva usato? Quanto alla coppia, che aveva percepito la donna come grassa e a me, che la descrivo come tale a voi adesso, fino a che non paragonate la vostra esperienza di vita ad un referente esterno, come potete non essere perfetti? Ciò che vi raccomando è questo: siate consapevoli del modello a cui vi rifate per misurare i vostri risultati. Che metro usate nella vita? In base a che cosa distinguete fra la vostra riuscita ed il vostro fallimento? Mettiamola così: io potrei darvi un foglio con una lista di criteri e dirvi di parlarmi delle vostre abilità sportive, delle vostre abilità accademiche, comunicative o amorose. Chiedere: siete dei bravi amanti? È sempre una buona domanda. Non vi concederei più di 15 secondi per darmi una risposta, perché, a prescindere da cosa risponderete, se vi siete descritti come esseri meno che perfetti, a che cosa vi siete paragonati? Come fate a dire che state facendo qualcosa di non perfetto a meno che non facciate riferimento a qualcosa che sta al di fuori di voi stessi? Ne parlavamo proprio ieri quando sono andato nella sala proiezioni per vedere la registrazione di questo video, che i tecnici erano riluttanti a mostrarmela perché c'era la sensazione che avrei potuto essere critico verso me stesso. Se io incarno questo specchio, se io vi do il meglio di me nel momento presente, il risultato è perfetto, fino a quando non mi paragono a qualcun altro. È perfetto, è il meglio che può essere in questo momento. Questo per gli esseni è il nodo più delicato, perché siamo così pronti a giudicare noi stessi. Siamo noi i nostri critici più agguerriti, quindi vi invito ad esaminare la vostra vita ed a individuare le aree in cui sentite di non essere felici di voi stessi. Questo può accadere soltanto se non avete fatto del vostro meglio oppure se avete fatto del vostro meglio e vi siete paragonati a qualcun altro. Che metro usate?
nella nostra cultura, che metro usiamo? Noi veniamo paragonati a quest'uomo 6. Sapete che cosa ha detto quest'uomo quando era qui? Disse: voi pensate che le cose che sto facendo io siano fantastiche, allora aspettate di vedere quello che sarete capaci di fare voi fra 2000 anni. Sto parafrasando un po'. Disse anche: non mettetemi su di un piedistallo, voi siete molto, molto più bravi di me, se realizzate il potere che c'è in voi, il potere del pensiero, del sentimento e dell'emozione e di ciò che farete con esso. Questo è il settimo specchio e seno dei rapporti umani, lo specchio della perfezione. Questi 7 specchi dei rapporti umani sono potenti, ci forniscono delle profonde intuizioni sul perché abbiamo vissuto la nostra vita in un certo modo e abbiamo avuto determinati rapporti umani. Gli esseni ci ricordano che ciascuno di noi passerà attraverso ogni specchio durante la propria vita, che ne siamo coscienti o no, spesso ci muoveremo in molti specchi simultaneamente perché siamo maestri e lo diventiamo sempre di più in questa vita. Nel passare attraverso gli specchi, noi procediamo attraverso la nostra vita, forse senza nemmeno renderci conto del perché facciamo queste cose. Sarebbe bello se ogni mattina si accendesse una bella luce al neon, che ci dicesse: oggi, dopo aver fatto colazione, dopo che i tuoi familiari sono usciti, puoi cominciare il tuo lavoro sulla scura notte dell'anima. La vita non funziona così. Siamo invitati a conoscere noi stessi in presenza di altri, attraverso i nostri rapporti umani, e quando quei rapporti sono sanati, noi diventiamo il beneficio di quella guarigione e lo portiamo in noi nel sogno ad occhi aperti della vita, camminando fra i due mondi del cielo e della terra. Compassione. Questa storia parla di Gesù di Nazareth e della guarigione. La storia racconta di una donna di cui Gesù si occupò e di come egli scelse di rispondere alle sue richieste. Quando leggiamo questi testi è interessante scoprire che non tutti coloro che richiesero l'aiuto di Gesù furono guariti. Egli poneva loro 2 domande e, a seconda delle risposte che davano, le persone potevano beneficiare o meno della guarigione. La prima domanda era: credi in me? Credi in mio padre? Pensate, a quel punto della sua vita egli non faceva distinzioni tra se stesso e il Padre Celeste. Pensateci. Nessuna distinzione. Nel nostro linguaggio, basato sulla separazione, quando furono fatte le traduzioni, qual è la preghiera più potente che ci è stata data in Occidente? Certo, notate la risposta, che è stata data: la chiamiamo la preghiera del Signore. Il Signore di chi? Le tradizioni e Sene la chiamano la preghiera del Padre nostro. Qual è la prima frase completa di quella preghiera? Che sei nei cieli, esatto. Qual è la traduzione occidentale? Padre nostro che sei nei cieli, ecco la separazione: nostro Padre è in cielo, noi siamo qua giù. Questa non è la versione originale in aramaico, che dice: Padre nostro che sei ovunque, Padre nostro che sei ovunque. Quindi il nostro linguaggio ha un ruolo potente, e per questo che vi invito ad esplorare molti sentieri quando rivolgete la vostra attenzione verso le lingue. La storia in cui Gesù dice: credi in me e credi in mio padre, l'ho letta in quella lingua perché Gesù a quel punto vedeva solo la possibilità di un'unione tra loro, la persona rispondeva sì o no. Poi Gesù faceva la seconda domanda: cosa hai imparato attraverso la tua malattia? Cosa hai imparato dalla malattia? Perché la gente di solito chiedeva di venir guarita da malattie. Questa particolare storia mi affascina perché c'era una donna, che era lebbrosa dalla nascita. Oggi non ci sono molti lebbrosi in quel paese, ma una volta ce n'erano parecchi. La donna, che aveva sempre provato rabbia verso la sua malattia, rispose: cosa intendi dire con cosa hai imparato? Non ho imparato niente. C'è stato un errore, io non dovevo nascere malata. Sono così orrenda, che non ho mai avuto un amico, non ho mai conosciuto un uomo. Sono così orrenda, che perfino gli animali scappano quando mi vedono. Guariscimi tu da questo male. Gesù le rispose: se non hai appreso nulla dalla tua malattia, non ti resta che morire e conoscere te stessa attraverso la morte. Le disse così perché l'amava fino a quel punto. Quello era l'inizio della compassione. Gesù non aveva nessun attaccamento al risultato. Avrebbe potuto subire pressioni psicologiche dalla presenza dei suoi seguaci, avrebbe potuto essere in Galilea e aver pensato: ci sono 10.000 persone dietro a me e davanti a me c'è una donna,
chi mi sta chiedendo di fare qualcosa, devo sbrigarmi a fare qualcosa subito. Invece no, il suo pensiero non seguì la logica. Egli l'amava e lei aveva dalla nostra prospettiva accolto, creato quella malattia nella sua vita per mezzo della sua maestria in modo da poter conoscere se stessa. Se non le era servito, perché portargliela via? Questo è pensiero senza attaccamento al risultato. Alcuni anni fa la televisione ci ha resi testimoni di una tragedia accaduta già troppe volte nel mondo nel piccolo stato del Ruanda. I telegiornali mostrarono le immagini di circa 10.000 civili massacrati dai propri connazionali sulle strade di quel paese. Quella sera ero con un gruppo di amici, eravamo in quattro, proprio il gruppo giusto perché ho avuto la possibilità di osservare gli altri tre e di cogliere dal vivo le loro reazioni. Mentre il telegiornale era in onda ho chiesto ad una donna del gruppo cosa provava, era furiosa e, battendo il pugno sul tavolo, mi disse: ridicolo, quando la smetteremo? Quando manderemo i marines ad uccidere i soldati, che hanno massacrato i civili, perché non li fermiamo? Era presente anche un uomo, che era stato in contatto con la filosofia della nuova era e chiesi anche a lui che cosa provava. Mi rispose: come? I ruandesi? Loro lo sapevano che sarebbe accaduto, era il loro karma. A qualche livello, quando sono nati, sapevano che sarebbero morti in quel modo. La morte in realtà non esiste. È quasi ora di cena, mangiamo qualcosa? Lui non provava niente. La terza persona era una donna, che si era alzata ed era andata in cucina. Io la seguii e le chiesi: che significato ha per te il dramma, che abbiamo appena visto? Lei si girò ed aveva le lacrime agli occhi mentre diceva: non lo so. Non voglio che muoiano dei soldati, perché quel modo di pensare è lo stesso, che ha causato la morte dei civili. Non credo neanche che dovremmo mandare i marines. Non voglio che ci siano altre vittime. Anche se non ho mai conosciuto quella gente, provo un senso di vuoto in seguito alla loro scomparsa. Il fatto che loro non siano più qui mi fa sentire diversa. Quello è l'inizio della compassione. La prima donna era nella polarità, provava rabbia, era nello stesso tipo di polarità che aveva permesso alla tragedia di accadere. L'uomo invece era in uno stato di diniego, perché quello che aveva visto lo aveva ferito ad un livello talmente profondo che non aveva permesso a se stesso di sentirlo, quindi aveva razionalizzato l'esperienza. L'altra donna, invece, aveva permesso a se stessa di provare sentimenti, e nel far questo aveva aperto le porte alla compassione. Come fate a sapere se siete in uno stato di diniego o se invece provate un amorevole distacco? Potete porvi una semplice domanda e se non provate nulla quando siete testimoni di un'offesa o di una tragedia come quella, c'è una buona possibilità che ne siate rimasti talmente feriti da rifiutare l'evento. Se invece provate dei sentimenti verso ciò che è accaduto e se non cercate una compensazione del tipo ora siamo pari oppure qualcuno deve pagare, allora non siete nella polarità. In tal caso vi permettete di sentire e se siete in grado di dire a voi stessi: sento un vuoto per la scomparsa di quelle persone, questo non doveva succedere. E se c'è la sensazione che si sia realizzato un equilibrio, allora forse voi siete alle porte di ciò che chiamiamo compassione. Sto per narrarvi la fine della storia del mio gatto Merlino, che ho iniziato a raccontarvi prima. Qualcuno mi ha chiesto cosa gli era successo. Lo racconto, perché ha costituito una parte molto importante della mia vita ed è molto rilevante per dare concretezza all'argomento che stiamo trattando e che talvolta può apparire nebuloso. Mi ero procurato tutto ciò di cui avevo bisogno per fare un viaggio verso casa con Merlino e la nostra fu una grande avventura da Mount Castan, fino al Messico del Nord. Viviamo a circa 6 miglia dal confine del Colorado, in una zona bellissima. Merlino diventò un bel gattone vigoroso e pieno di salute, col pelo completamente nero, senza neanche una macchiolina. Un grande amico per me. Se avete letto il mio libro Risvegliarsi al punto zero sappiate che, mentre scrivevo, Merlino era seduto lì sul mio tavolo. Ogni tanto mi alzavo per sgranchirmi e lui camminava sulla tastiera del computer. Qualche volta scriveva parole che avevano senso. Se avete visto degli errori di battitura nel libro, penso proprio che Merlino mi abbia dato una mano a metterceli.
Merlino usciva tutti i giorni, lo lasciavamo libero la mattina e lui sapeva che doveva tornare a casa a 1 del pomeriggio, cosa che fece per vari anni. Un giorno Merlino uscì ma non tornò a casa. Da prima non ero molto preoccupato. Mi dissi che forse era una passeggiata più lunga delle altre, magari una faccenda da gatti maschi, che vanno in esplorazione. Il secondo giorno ero un po' preoccupato e sentivo che c'era qualcosa che non andava. Il terzo giorno sapevo che era successo qualcosa di brutto dalla mia prospettiva di allora. La mia vita si bloccò. Non rispondevo al telefono, non scrivevo lettere, non mi occupavo più dei miei affari. Per 5 giorni interi invitai i miei amici nella valle per cercare Merlino dappertutto. Abbiamo guardato nelle tane dei coyote, dentro i nidi di gufo, nelle tane dei tassi, siamo andati a cercare i nidi delle aquile giù a valle. A confine della nostra proprietà ci sono 130.000 acri di salvia, che appartengono ad un ufficio territoriale. L'area è recintata ed abbiamo percorso il confine da un capo all'altro. Usavamo il recinto per legarci dei nastrini ogni 3 passi e da lì ripartivamo verso l'interno della proprietà per essere sicuri di perlustrare ogni palmo di terra. Dopo alcuni giorni avevo in me la sensazione che stesse succedendo qualcosa di molto brutto. Era come se il gatto fosse vivo e fosse caduto in un pozzo e avesse bisogno di aiuto, o fosse in un vecchio edifico abbandonato, o fosse rimasto preso in una trappola. Un mattino ero a letto. Il sole non era ancora sorto ma c'era già luce ed io ho chiesto un segno dicendo: padre, chiedo che mi venga dato un segno, il mio amico Merlino è vivo? Ha bisogno di me? Cosa sta succedendo? Non feci neanche in tempo a formulare quella frase, che avvenne qualcosa che non era mai accaduto prima e che non sarebbe mai più accaduto in seguito. Nel raggio di 360 gradi intorno alla nostra proprietà si incominciò a sentire un coro di coyote guaire, ululare, piangere, alla luce del giorno. Poi tutto finì come era iniziato. In quel momento seppi che Merlino non era più con me. Era stato preso dai coyote. Quel mattino mi alzai, mi misi alla guida del mio furgone e lungo la strada cominciò a succedere qualcosa di molto strano. C'erano dei coyote dappertutto, cuccioli e adulti, che camminavano anche davanti al furgone, in gruppi di 2 o 3. Ce n'erano su tutta la mia proprietà, con la differenza che di solito si vedevano la mattina presto al tramonto, mai di giorno. In quel momento mi venne offerta un'opportunità. Se mi fosse stata data in un momento diverso forse avrei provato molta rabbia verso ogni coyote che incontravo, forse sarei salito in cima ad uno dei miei edifici e, come un cecchino, avrei sparato ai coyote uno ad uno pensando: forse sei tu quello che ha preso il mio amico Merlino. Non mi sentivo così. Non volevo che i coyote morissero, piuttosto mi mancava il mio amico Merlino, la sua presenza. Sentivo la mancanza della sua vita. Avendo scelto di non provare rabbia verso quei coyote, pur accogliendo in me l'emozione di aver perso il mio amico, ho afferrato al volo quella potente opportunità di apertura verso la compassione. Pensiero senza attaccamento al risultato, sentimento senza distorsioni, emozione senza carica. Ero molto ferito. Merlino era un amico carissimo per me. Io racconto storie di animali, che forse ad alcune persone appaiono un po' sciocche e, se siete mai stati soli nella vostra vita, io non ho mai avuto bambini, gli animali per me sono stati essenzialmente come figli e sono stati maestri molto potenti. Benedizione. Uno dei più grandi doni che ci siano stati tramandati dalla tradizione degli antichi Esseni è un codice verbale, che ci dà l'opportunità di affrontare con grazia le esperienze di vita, che ci feriscono più profondamente. Questo codice relativamente oscuro nei tempi antichi e spesso discusso, forse senza essere compreso nei tempi moderni, è conosciuto come il dono della benedizione. Attraverso il dono della benedizione ci viene chiesto di ammettere la possibilità che ogni evento che si svolge nel nostro mondo, nelle nostre vite e alla nostra presenza abbia preso origine senza eccezioni da una singola fonte di tutto ciò che esiste. Ci viene chiesto di ammettere la possibilità che esista una fonte di tutto ciò che è conoscibile durante l'esistenza umana, e che, in quella prospettiva, qualunque evento accada, sia esso gioioso o doloroso, deve essere visto come parte dell'uno, come parte del tutto di quella fonte di tutto ciò che esiste. Nel momento in cui benediciamo un evento,
che ha ferito, o una persona che ci ha causato dolore o sofferenza, affermiamo la natura divina o sacra di ciò che è accaduto, che è divina e sacra proprio perché esiste in virtù dell'uno e come parte di esso. La benedizione è forse in assoluto uno dei più potenti codici vibratori che ci siano stati tramandati e raramente ci è stato mostrato come applicarlo. Il dono della benedizione rappresenta per noi l'opportunità di sbarazzarci delle cariche contenute nei nostri organismi e di procedere con le nostre vite. La benedizione può essere definita come una qualità di pensiero, sentimento ed emozione. Ci permette di riconoscere la natura santa, sacra e divina di qualunque evento sia occorso e non indica accettazione, consenso o condono di una qualunque azione, semplicemente riconosce la natura divina dell'evento e vi permette di procedere in avanti con la vita. Se c'è una fonte di tutto ciò che esiste, allora, senza eccezioni, tutto ciò di cui noi siamo testimoni nella vita deve appartenere a quella fonte, deve avere una natura sacra e divina. Quando benediciamo quello che ci ha fatto molto soffrire, affermiamo la sua natura santa e sacra, nient'altro. C'è qualcosa di magico che accade quando lo facciamo. Spiegare a parole forse qui non serve, è un'esperienza che si deve fare personalmente per riuscire a capire il ruolo della benedizione nella nostra vita. Durante questa parte del seminario, la gente spesso mi chiede: tu vuoi che noi benediciamo qualcosa? Chi siamo noi per benedire? Credevamo che solo le persone sante potessero farlo. Io rispondo loro: se non voi, chi altri? Chi potrebbe essere più santo di voi? Chi potrebbe essere più sacro di voi? Voi che vi siete avventurati così lontano, alla presenza gli uni degli altri, nell'esperienza della creazione, voi che siete venuti su questo mondo per fare da testimoni gli uni agli altri e da voi stessi. Quale atto potrebbe essere più santo di questo? Se non siete voi le persone che possono benedire un evento, allora chi può farlo? Dunque, cosa è questa benedizione? Cosa affermiamo quando benediciamo qualcosa? Abbiamo l'opportunità, quando siamo testimoni di qualcosa che ci ha ferito nella vita e uso degli esempi che abbiamo già visto e forse anche altri che non abbiamo ancora visto, cosa succede se voi benedite ciò che vi ha profondamente ferito? Immaginate che persona potente bisogna essere per fare questo. Si tratta di guardare direttamente in faccia le cose che vi hanno causato la sofferenza più profonda, che vi hanno portato nelle oscure profondità delle vostre vite, e di dire: io benedico questa cosa. Con quella benedizione state solo dicendo che ciò che è accaduto è sacro, divino, santo, che fa parte dell'uno, anche se non capite che posto ha nell'insieme, e nel fare questo c'è un senso di liberazione, anche se questo può non succedere la prima volta. Quando qualcosa ci ferisce nella vita, di solito vanno presi in considerazione due o tre aspetti: l'origine della ferita, l'urgenza della ferita e talvolta anche il testimone della ferita. Per esempio il massacro del Ruanda, come lo si può affrontare? Non si riesce neanche ad immaginare 10.000 esseri umani massacrati dai propri concittadini, mentre giacciono morti e nudi lungo le strade di campagna del Ruanda. Come gestiamo una cosa del genere? Possiamo razionalizzarla qui nella testa, mentre qui, nel cuore resta qualcosa che fa male. Cosa succede se, pensando ai soldati che hanno preso le vite di quelle persone, diciamo: siano benedetti quei soldati? Non si stanno affatto condonando le loro azioni, non si sta esprimendo accordo sull'accaduto, si sta solo riconoscendo che fanno parte dell'uno. Siano benedetti i soldati che hanno preso quelle vite, siano benedetti coloro che hanno dato la vita, siamo benedetti noi che ne siamo stati testimoni. Sapete che potenza è necessaria ad un essere umano per fare questo? Non state acconsentendo al fatto che il gesto si ripeta, state solo rimuovendo la carica dal vostro corpo. Riuscite a sentirlo anche in questo momento? Se noi giriamo le spalle a quelli che ci sono apparsi come gli orrori di questo mondo e ci voltiamo e semplicemente li ignoriamo, non è così che possiamo trovare il nostro potere, i nostri più alti livelli di maestria li troveremo nell'essere testimoni di ciò che ci ha offerto la vita e nel ridefinire il significato di quegli eventi. Gli antichi ci hanno offerto un contesto per farlo. Se ne ridefiniamo il significato e riusciamo a liberarci, allora possiamo andare avanti nella nostra vita. Quello di cui stiamo parlando non ha nulla a che fare con il compiacimento e non riguarda un'azione
che nasce dalla rabbia o dalla vendetta, riguarda piuttosto un'azione, che scaturisce da un punto della nostra emotività, che ha acquisito potere. La gente a volte mi domanda, che succede se non referiamo nessuna applicazione per questa legge o se non troviamo nessun riscontro nella nostra vita, ed io chiedo loro: avete forse altra scelta? Avete due opzioni: o attraversate la vita trovando un modo per riconciliare ciò che essa vi offre, oppure la attraversate considerando una serie di sfide piene di conseguenze. Quindi vi incoraggio ad invitare nella vostra vita quella grande forma di guarigione, che è il dono della benedizione, e se riuscite a capire il significato che ha per voi, preparate i fazzoletti di carta. Le lacrime non rappresentano necessariamente la tristezza, le lacrime sono anche un modo in cui il nostro fisico risponde alla rimozione della carica, trovando un nuovo equilibrio, equilibrio che giunge proprio nei momenti in cui meno ce lo aspettiamo. Nell'arco dei secoli, gli antichi popoli indigeni ci hanno rammentato il potere del pensiero e il ruolo che quel potere può avere nella nostra esistenza. La gente del Nuovo Messico del Nord racconta una storia particolarmente significativa sui propri antenati, sul potere del pensiero e su questa montagna, che vedete alle mie spalle. Nel tardo 800 un gruppo di cacciatori passava per questi luoghi, che fungevano da pascoli per grossi branchi di alci, bufali ed antilopi, e dalla fine dell'autunno, proprio mentre uomini, donne e bambini stavano attraversando la zona di caccia della montagna, una prematura tempesta invernale li colse di sorpresa. Non c'era cibo perché gli animali non ce l'avevano fatta ad arrivare in quella zona di pascolo, quindi ben presto i membri della tribù si resero conto che, se volevano sopravvivere, qualcuno sarebbe dovuto restare mentre altri avrebbero dovuto proseguire. Tutti decisero che per il bene dell'intera tribù le donne sarebbero restate e gli uomini avrebbero proseguito, avrebbero montato gli accampamenti ed in primavera sarebbero tornati, il prima possibile, a riprendere chi era rimasto indietro. Purtroppo un insieme di circostanze e molti altri fattori fecero sì che gli uomini della tribù non potessero tornare per ben 2 anni. Quando gli uomini si accinsero a ripartire per il luogo in cui speravano di ritrovare fra i superstiti le persone che amavano e che avevano dovuto lasciare, decisero che avrebbero svolto tutti insieme una cerimonia di ringraziamento per rendere onore ai doni che quella gente aveva concesso alla tribù restando indietro. Al loro arrivo scoprirono con gioia e sorpresa che non solo l'intero gruppo di donne era sopravvissuto, ma che, durante 2 anni trascorsi, alcune di esse avevano concepito un figlio senza che il seme maschile avesse contribuito all'evento. Inizialmente questo fu un mistero per la tribù, perciò pregarono per ricevere un sogno di gruppo. Il sogno venne e mostrò alla tribù che era stato il potere del pensiero a permettere alle cellule delle donne che lo desideravano di concepire la vita. Recenti ricerche hanno dimostrato che questa vecchia storia, che si raccontava 150 anni fa, può contenere ben più di quanto sembri. In condizioni di laboratori, degli ovuli femminili sono stati toccati meccanicamente in modo da mettere nelle cellule la convinzione che fosse occorso il concepimento e, con quella convinzione, le cellule hanno cominciato a dividersi. Il concepimento può veramente avvenire senza l'intervento del seme maschile. È possibile che il potere del nostro pensiero sia così grande da permetterci perfino di dare origine alla vita nell'organismo umano? Un trascrizione del commento al filmato di Greg Braden, Camminare fra i mondi.